Salute, Rosa. Vedo che sei in via di guarigione. Come ti sembra Venezia? Ha un certo fascino. Ma come sopportate il tanfo? È tremendo. Dunque, cosa ti porta da me? Avrei un favore da chiederti. E sarebbe a dire? Voglio imparare ad arrampicarmi come fai tu. Oh. Va bene, posso farlo. Cioè, io non posso. Ma Franco sì. Franco, muovi il culo! Mostra a Ezio come si arriva in cima a quell'impalcatura. Inizia in posizione appesa. Poi salta verso la sporgenza. Appena ci arrivi, afferrala bene. E spingiti in alto. Ecco, visto come si fa? Sì, credo. C'è solo un modo per saperlo. Provaci su. Salta, Ezio! Afferra la sporgenza all'altezza del salto. Beh, com'era? Ho visto di meglio. Ah, oh, mi ferisci con queste tue crudeli parole. Va bene, smargiasso. Mettiamo alla prova le tue abilità. Ti ascolto. Vediamoci davanti ai frari! Che agilità! Salvare i miei fratelli è stato più che un atto di carità, Ezio. Gli uomini che hai liberato avranno un ruolo chiave nei prossimi giorni. Chiedi loro aiuto e si uniranno a te. E una volta a capo della mia combriccola? Mandandoli incontro a delle guardie, creeranno un diversivo. Aprendomi la strada. Esatto. Mi eviterà di sporcare la spada di sangue. Mi piace. Bene. Ora ti dico come servirtene. Il piano di Antonio prevede uno stratagemma. Dobbiamo travestirci da arcieri, ma per fare questo ci servono le loro armature. Ne è appena arrivato un carico pronto per essere consegnato a Palazzo della Seta. Svuota le casse e recupera le uniformi. Una volta fatto, dovrai procurarmi anche una barca e riportarla qui. Ci servirà per far entrare i nostri uomini nel palazzo. Consideralo fatto. Bene. Bene. Sì, va bene. Sapete cosa fare? Non c'è scampo! D'accordo, fate strada. Fate del vostro meglio. I trasgressori saranno severamente puniti. Unite, unite,
causato cedimenti strutturali in alcuni sestieri della città. State attenti. Vi ho dato fastidio in qualche modo. Passare da qui e non fermarsi ad ammirare i miei tessuti. Vergine Maria. Sparisci. Eccolo il nostro il mercante Zanin. Ecco la tua picco con tutta la sua nave e l'equipaggio al largo delle coste di Tessalonica. Cappuccio, non preoccuparti, lo prendiamo quel bastardo. La vostra causa è giusta. Intende commissionare un ciclo per la sua cappella. Che Messer Carpaccio non è disponibile. Levatevi di torno. Non vogliamo l'aiuto di gente come voi. La vostra causa è giusta e Dio vi aiuti. Ricordate, vi servono ferri. Le vostre azioni non saranno. Non ci vorrà molto. Ricordatevi della fucina di Bertuzzi. Da tre generazioni offre ai veneziani prodotti di stile e qualità eccellente. Dietro di te? Ma forse non sei così imbecille come sembri. Sono un povero diavolo! Avete preso l'uomo sbagliato! Molto bene, Ezio. È proprio quello che ci serviva. Farò sapere ad Antonio che hai finito il lavoro. Svelti addosso!
stare qui, vattene. Salire sulle impalcature è divertente. Ma come te la cavi all'aperto? In cima alla torre, intendi? Torno fra un attimo. Eccolo! Non scapperai! Fate largo alle guardie! Più veloce! Non lo vedo più! Lo vedo! Coraggio! Vogliamo solo scambiare qualche parola con te, amico! Diavolo! Fuggendo! Allora? Direi che non ho altro da insegnarti. Informerò Antonio. Porta a termine gli altri lavori. Ci siamo quasi. Sì, d'accordo, bello mio. Forse sono un po' disorganizzato. Un vero piacere, signore. Tornate presto. State qui. Dietro di me. Aspettate. Ecco fatto, messer. Parlate di me ai vostri amici. Eccolo il nostro... Che avete combinato, idiota?
veniva dalla costa, un lungo viaggio. Speriamo che in parte sia ancora sano. Ma che... attento! Cosa succede? Dopo tanti anni e tanti bastardi come te... Venite, brava gente! Il fermento che serpeggia tra i turchi, oggi si incontreranno il Doge e i Dieci per stabilire una linea di intervento. Si raccomanda ai mercanti di ridurre i commerci con l'Egeo. Con me. Ehi, te lo fai un giro con me? Non credo di riuscire ad arrivare. Cittadini, la scuola di Sant'Orsola intende commissionare un ciclo di freschi per la sua... Avete perso il senno, forse? Ti ho già visto, forse. Non saprei. Non è disponibile. Si chiede agli interessati di avanzare delle proposte. Signori, vi mostro i nuovi lavori. Sì, ci sono le vesti migliori al mondo. Che cercate. Un momento. Prezzi così bassi che non crederete ai vostri occhi. Abbiamo avanti! Addio e rimettetevi alla svelta, amico. Sono certa che non l'avete fatto.